Vai, oh, allora, venerdì 25? 25 febbraio 2022. Allora, io mi sono ancora ripreso da un fatto increscioso, veramente. Cioè, pensa, non sentivo queste sensazioni sgradevoli così, proprio, insomma, quando lo stomaco c'ha il rigurgito, no? Si rivolta tutto. Avrà avuto problemi di stomaco se qualche volta, Ecco, dal 1982. 40 anni. Sì, quella famosa, quasi, quella no. Famosa giornata 16 maggio, qua a Cagliari sì. E a Catanzaro, ecco. Poi se non l'avete ancora capito, andate a sfogliare gli almanacchi, va bene, in internet, o quelli cartacei, fai voi. Allora, e che è successo praticamente due giorni fa, no? Praticamente ho visto, mi sono imbattuto in una foto, cioè lì per lì dice, ma un po' è, scusa, ma è veramente lui? Cioè, può essere vero? Non può essere vero. Allora, praticamente c'era il rettile, il dragone, come lo chiamano? Il dragone, no, che praticamente fotografato insieme a altri due personaggi, cioè, a volergli bene, imbarazzanti, ma insomma, allora, il come si chiama? L'onorevole sindaco Nardella, sai come l'hanno chiamato? Bucherella anche, Bucherella, perché sono le buche, cioè le strade di Firenze sono sforacchiate, no? Cioè Bucherella, voce del verbo bucherellare, esiste davvero, eh? Il verbo bucherellare, cioè sforacchiare, le strade di Firenze un colabrodo, no? Ecco. Allora c'era Bucherella e poi c'era Gio Birbone, alias Gio Barone, no? Cioè il braccio destro di capo della Fiorentina, giusto? C'era anche i Gianni. Ah, c'era. Cioè, è un quartetto proprio, i quattro moschettieri, va bene. Allora, va bene, quindi c'era il dragone, c'era appunto Bucherella, poi c'era Gianni Arr, come tu lo chiami te, Gianni Arr, il famoso attore da telenovela catapultato in regione a fare il presidente, e poi, che però lì nella foto non appariva, no, io la foto no. L'ho visto io, certo. Non appariva. E poi c'era Gio Birbone, quindi. Allora, praticamente questi che hanno fatto? No? Hanno fatto, praticamente, io ho visto Mario Draghi a cui veniva consegnata la maglia numero 1 della Fiorentina, e ci hanno scritto, mi pare, Draghi. Cioè, ci hanno scritto sopra, cioè addirittura personalizzata. Ora, ascoltami, allora, io posso accettare tutto, va bene? Posso accettare anche di perdere uno scudetto all'ultimo secondo. Ah no, aspetta, posso aspettare anche di fammi rubare la scudetto dalla Juve, va bene? Posso accettare anche di perdere la Champions League a Madrid in quel modo, e tu sai, un rigore fuori d'area, va bene, di almeno un metro e mezzo. Posso accettare anche di perdere, non lo so, la super finale di Coppa UEFA. Sì, all'ultimo momento, all'ultimo secondo, ma non posso accettare che la maglia, la gloriosa maglia numero uno della Fiorentina, indossata da, per esempio, faccio un po' di nomi: Giuliano Sarti, Enrico Albertosi, Giovanni Galli. Toldo, mi ricordo come si chiamava di nome, Francesco Toldo, e Sebastian Frey, il più grande portiere, secondo me, tra questi, già erano dei fuori classe questi prima, ma il più grande portiere che abbiamo visto con la maglia Fiorentina, Sebastian Frey. Ecco, una maglia così gloriosa indossata da un personaggio del genere, francamente è, cioè, questo ha infettato tutto, cioè, capito? Visto si parla di virus, ha infettato. Che, perché poi, oltretutto, questo non è nemmeno tifoso della Fiorentina, è un tifoso romanista. Romanista, Insomma, che è odiatissima la Roma da una larga fetta, me lo puoi confermare, una larga fetta della tifoseria fiorentina. Odia la Roma quasi più della Juve. È vero o no?
Ma in effetti c'hanno dei tifosi anche loro, per esempio Gasparri, quello di Forza Italia, c'hanno coso Panatta lì, Panatta. Che Malacò. Panatta Pagnotta abbiamo, e Malacò, proviamo mancare. È colui che ha subito il sequestro della piscina, capito? Cioè, capito? Insomma, cioè questa cosa qui nessuno si è scandalizzato in questa cosa. Da Groschi siamo passati. No, aspetta, ora dice. Io ho appena fatto l'intervento alle di radio, no? Gli si mette anche il link della trasmissione, se la ritrovo sotto. Allora, praticamente io ho detto, allora ascolta, o che in porta va bene sia Terracciano che il numero uno, no? Il numero uno è il portiere, quindi sia Terracciano che Dragoschi, basta non ci sia Draghi. Vabbè, alla prossima, perché si diceva, no? Dice, perché Terracciano appunto c'ha un problema alla gola, c'ha una tonsillite, non si sa se gioca, forse ha recuperato, ma si potrebbe giocare con Dragoschi, ecco, va bene anche Dragoschi, basta non sia Draghi. Basta non sia Draghi. E io a questo punto non so se tu vuoi aggiungere qualche cos'altro, cioè cosa hai provato? Come ti ha visto? Più o meno le cose ho provato io, vero? Sconcerto, sì. Sì, ma, cioè, ma poi nessuno, voglio dire, nessuno si è scandalizzato di questa cosa. Cioè, no, va tutto bene così, così Vitigno mi ha risposto alla radio, mi ha detto, ma tu non puoi, come dire, essere così irriverente con le istituzioni, bisogna stare tutti uniti, no? Tutti, perché ora poi il momento è difficile, c'è la crisi ucraina, c'è Putin, che bisogna tutti essere compatti contro Putin. E noi che gli abbiamo risposto? Peccato di lesa maestà, peccato è sua maestà, non si può, sua maestà il rettile non si può contestarlo, giusto? Va tutto bene così, ci leva tutte le poi libertà che ci abbiamo. Tra poco ci manda anche la Gestapo, va bene? Ecco, va bene tutto così, Vitigno, va bene, Vitigno un po', ha perso qualche foglina, quell'altro poi, quell'altro è sotto il Ponte Petri, dorme, fa il baraccato, sotto il ponte, va bene, io se non hai altro da dire, io ti voglio ringraziare per questa partita, grazie Massimone, e arrivederci al prossimo video, naturalmente sempre più irriverenti, sempre più impertinenti e sempre più naif. Ciao ciao.